bene, però abbassiamo per favore, grazie. Abbassiamo. Sicuramente bellissima, è bellissima, però fammi un attimo abbassare qua. Ecco qua. Boh, ok. Non so come. Vabbè. Startiamo, startiamo. Cosa c'è da fare qua? Il grafica, no, display. Non, è andata, non mi fa, non il mi fa gioco cliccare su. Rispecchierà la tua situazione economica post casa. Eh sì, abbastanza. FPS limit unlimited. Perché allora è cappato a 60? Vabbè, non facciamoci domande. Audio va bene. General language English. Se no cosa c'è? Oh, bella sta lingua, mi piace. Che lingua è questa? La lingua dei non vedenti? Turco, un'altra lingua inesistente. Italiano. Oh, boh, pure in italiano, top. Bene, ragazzi, nuova partita. Fedecasti, grazie ai 7 mesi, caro. Se indicatori di bisogni sono esauriti, perdi la salute a velocità normale. I tuoi indicatori di bisogni si esauriscono a velocità normale. I nemici causano danni normali. Causi danni normali. Un esiguo numero di nemici, barboni, razze, le tue... Allora, secondo... Ah, la difficoltà, ok, ok. Direi normale, ragazzi. Non voglio andare... Cioè, difficoltà difficile. Non mi sento un barbone così bravo, sinceramente. Non mi sento un barbone così bravo. Ma che è sto gioco? È Barbone Simulator, ragazzi. Ok. You're alive! Dai, sei vivo! Un attimo, ma... fucked us up pretty bad, huh? Ma sto parlando con il carrello della spesa. Don't remember a thing? I'm Carl! Carl Cartman! Carl Cartman! Ok. È tipo versione barbone di Trenino Thomas. Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. No, ho trasformato un carrello della spesa. Ma come? In che senso? Oh, and your brain too. They cut out like half of it. Possibly more. No worries. Non so parlare, sono tipo... That's what friends are for. Sono tipo studente dell'ITIS. You have to eat and drink to survive. You still remember that, right? Uh-huh. Well, if you barbone, do, proprio barbone due punti. Eat and drink. Basic needs. Un attimo, mamma, ecco, oh, bello, bello. Devi rovistare la ricerca di cibo, Vander time per sopravvivere. Check the nearby. Ok. Ah, la sensibilità, oddio, aspetta, aspetta. Aspetta. Fammela abbassare immediatamente. È forse un po' più alta, grazie. 4% com'è? Oddio, ragazzi, il frame rate, che schifo. Ma non si può fare qualcosa per questo frame rate, ragazzi. È indecente, non so se... Cioè, non sembra neanche 60 fps, questo è il problema. Vabbè. Del resto sono gli stessi di Streamer Life Simulator, va detto questo. Quindi non poteva di certo essere un gioco fatto bene. Con perché vi do una spazzatura. Nothing useful. Keep looking. Dammi un attimo. Wow, buono, buono. Come si mangia? Oh, aspetta, madonna, sto audio. Fammelo abbassare. Oh sì, come si mangia? Ah, tasto. Still hungry, huh? Buono. Oh sì. Sacco di immondizia. Guarda, mamma, come a Napoli! Tattara! Posso lanciare sulla gente? Ma cosa devo fare? Non c'è un muro qui. Dacci un calcio. Ma come si dà un calcio? Ah, così, ok. C'è un cazzo qua dentro! Datemi da mangiare! Ah no, c'è della frutta. Buona, buona, buona. Fammi anche bere questo. Si può bere? Ecco fatto. Magari mi può servire. Dove dobbiamo andare? Mangia la frutta. Ok, oh, buona questa. Oh, non si butta via niente. Non si butta... Dove è andata? Ma dove è andata? Era qui! No, ho perso la Coca-Cola!
Good, fine. Una padella? Scusa, bro. Non posso bere. Vabbè, niente. Dove devo andare? Oh, sì, mi piace. Ecco. Spam di monnezza in chat. Immagino che sì, devo condividere il mio scotto di realtà con te. Oh, sì, sì, sì. Ecco. Yes, I had it the whole time. Yes, I know that I can't. Sì, non poterne bene mangiare in uno stato attuale. Non ti lasciare morire, smetti di guardarmi così e va bene. Basta, stai zitto, che cazzo. Ragazzi, comunque il barbone parla proprio come comunicavamo noi all'Itis, no? La comunicazione era la stessa, capito? Posso mettere questo dentro al cestino? Oh sì. Ah, ma è l'inventario! Attenzione! No, troppo in là, l'ho tirato. Affanculo. Ecco qua. Vai, vai. Ma questo è l'inventario, wow, ok, figo. Posso prendere la birra? Come si fa? Ah, consuma. No, questo volevo mangiare. Ok. Bene, dove devo andare? Okay, pal, d'accordo, compare. Back, se vogliamo riprenderci il mio corpo. Sì, 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 come al Pacinotti, uguale. I poteri speciali. Cosa? Sei il padrone dei piccioni. Siamo il padrone dei piccioni, ragazzi. No. I bugs hanno rapito i piccioni mentre stava facendo esperimenti. The Bugs, okay. One of the two bum bugs, gangs who rule gang barboni. Gang di barboni, ma come they're si permettono? And what do we do with bugs? Esatto. Squash them, that's what. Giusto. Hop on, I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. Ma va bene. Ecco. M per aprire la mappa completa. Ma che è GTA, ragazzi? Ma è GTA. È GTA San Andreas. Questi sono i barboni, quindi devo andare lì. Cioè, spingimi dove ti dico io, intesi. Come si fa? Aspetta. Ah, così. Peccato. Come peccato? Peccato di cosa? Ma c'è dell'altra monnezza che posso calciare? Ah no, però posso cercare... Peccato. Ma peccato cosa? Un attimo, lo cercare nella monnezza. Fammi cercare... Ma porca puttana. Ah, ma mi sa che non devo lasciare il carrello. Quindi non posso cercare nella monnezza. Che cazzo è? Un pezzo di sedia. Dimmi chi me l'ha dato. Ho il pezzo di sedia! Spazzatura, beh, non avevano dubbi a riguardo. Va bene, va bene! Va bene, man! Sta spiando un tipo sporco. Ma c'è un cadavere in mezzo alla strada. Ecco. È GTA, ragazzi, davvero, guardate! Ma... Ah! Niente, però non si possono spingere le macchine. Però siamo immortali, ragazzi. No, peccato. Unlucky. This spy is a nasty fellow. Va bene, andiamo alla spia. Ok, ok. Ma ci dico una cosa, vai, pignombili di vita, va bene. Ah, noi siamo i Crips, ok. Noi siamo i Crips. Permesso! Permesso! Ok, siamo arrivati. Ma chi è quello? Igor? Contrassegnante un lettere sulla... Ragazzi, beh, GTA, è GTA versione barbone. È incredibile sta cosa. Entrerà disegnato e inizia la missione. È GTA, ragazzi. È GTA San Andreas versione barbone. Che c'è qua dentro? Allora, Carl, tieni... Ok, tieni Carl.
Woman. Una zucchina o un cetriolo? A me sembra più una zucchina, se devo essere sincero, ma... va bene così. Esatto. Vandalismo! Vandali! Cos'è? Sì, minchia, succhi di frutta, ragazzi. Qua stai diventando ricchi. Vai, vai. Metti, metti. Metti tutto. Tic. È un cetriolo. Ma che cazzo, non ci prendo male. Cosa abbiamo preso, ragazzi? Spazzatura. Ah no, qua abbiamo trovato anche della roba buona, meno male. Un po' di succhi vari. Qua cosa abbiamo? Una melanzana. Va bene. Ah, c'era scritto, mi sa che era un cetriolo, vero? Vabbè. Fammi vedere cosa si trova qua dentro. Ma c'è sempre roba figa qui. Posso lanciarla addosso alla gente? Pelato di merda! Ma come corri? No, c'è anche... c'è anche il ramo dell'abilità. Struttura della finestra. Tom, bel infisso, tieni. Affanculo! E signori di Twitch, non la sto picchiando in quanto donna, la sto picchiando in quanto passante in mezzo alle palle, sia chiaro. Sia chiaro. Cioè, potrebbe sembrare, ma non è come sembra. Non è come sembra. Oh, sì. Ah! Ah! Non è come sembra, non è come sembra. Ma posso anche posso metterla nel carrello da spazzatura? Bellissimo tutto ciò. Ma perché nessuno dice nulla? Cioè, ho ammazzato una persona. Diciamo che le macchine sono qui per bellezza, quel che posso vedere. Perché la gente scappa se non può... Vabbè. Tieni, tieni tutto. Carl, tieni, Carl! Carl, tieni! Via, una fetta di pane. Questa è tanta roba. Vai, vai. Tieni, Carl, tieni tutto. A posto. Contenuti educativi, sì, sì. Vabbè, e prendo anche la signora, va bene? Ok, Igor, ci siamo. Che c'è? Here he is. Con sta donna qua. Shh. Stay over there. Pretend to look the other way. I'll do the same. Convenient. Perché? This way I can do the talking without freaking you out. Ah, ok. What? Nothing. Pensavo di affari, mi servono le informazioni su. You're stolen pigeons of the talk of the town. Ma come? Ma chi cazzo frega dei piccioni? Ma sono così importanti i piccioni? Shit, you're cosa? Ass, you know that? $10. I'm not an ass. There's a difference. Yeah, ecco. What difference? $10. Cioè, ma ci ha tatuato fuck you nelle guance. Cosa sei, un trapper? Anyway. Va bene. Possiamo elemosinare! Sono dei semplici passi. Ok. Then you shake your lucky cup in front of some faces. The more work you put into your message, the messaggio, more money soldi you farai, puoi scrivere il messaggio allo stesso momento. Posso scrivere il messaggio? Posso fare il cartellone dell'elemosina? Date. No. Vabbè. You'll have your lucky cup. Quanto tubetto fortunato? Dove? Dove? Segui le istruzioni, ma dove sono? Ragazzi, mi sono perso un pezzo. Cosa devo fare? Sì. Tipo, premuto tutto tab per me meno meta. Ok. Tengo premuto. Ok. Time to let people know that you're no, bellissimo. By writing a message on the cardboard. Sono. No flame, ragazzi, no flame, ovviamente. Si scherza. Però è che devo essere convincente, ragazzi. È che devo essere convincente. Per quello, cioè, punteggio a più. Avete visto? Avete visto? A più m'ha dato. And money if you're lucky.
Modifica disegno. No, no, va benissimo così. Ok. Accetto. Ma signore, ma! Ma maresciati, 200esimi da date, tengo 7 gradure. Questo Rolex è buono, cioè originale, non è tarocco. Ma dov'è finita? Ma scusate, dov'è finita la boccetta dei soldi? Perché non ce l'ho più? Ah, eccola. Vuole dammi dei soldi, signore, faccio lavaggio del vetro. Wow, mucchine mammete, strunz! Sure, I can spare some cash. Grazie, è molto gentile, signor. Ok, quanti soldi abbiamo? $2.33. Poi gentilmente dammi 200esimi. Tengo tante creature a sfamare. Mi hanno licenziato al lavoro. Grazie, grazie. Signori, non faccia... Non faccia una tirchia, grazie, grazie. Anche lei. Grazie, prenderò scorrente da mangiare. Ma tu sta pieno di soldi! Oh, strunz! Sarà meglio, che cazzo? Cosa? Così, mi può dare 200esimi, signor? Spero che basti. Non è mai abbastanza. Vai, le rutto addosso! Cosa? Come faccio a picchiarlo, ragazze? Go away! Oh. Dai! Get your lazy ass out of my face! Non posso picchiarlo, ragazzi. You don't deserve anything. Che cazzo hai detto? Pezzo di merda! Pezzo di merda! Ecco! Prendi questo! Prendi questo! A non aiutare i tuoi fratelli! Questo è quello che ti meriti! È successo? Strunz! Dove eravamo rimasti? Ah sì. Dicevamo, ha dei soldi, signore. Grazie. Ma ne vorrei degli altri. Solo un dollaro. No. Cosa? Pezzo di merda. Sparisci. Cosa? Raga. Ah! Ecco, questo è quello che ti meriti, pezzo di merda. Non si apre. Ecco qua. Coglione. A posto. Ez, grazie due mesi, non ti ho visto prima, è tornato. Ragazzi, chiedo l'elemosina anche a voi. Abbonatevi gratis col premio pagando $3.99, mi raccomando. Mi raccomando. Fatelo, è molto importante. Signore muscoloso, lei c'ha i soldi per la palestra. Just a moment. There you go. Ah, ecco. Great work, pal! Let's get back to that greedy ass spy! A posto. Andiamo. Aspetta, abbiamo una finestra qua. Cioè, questo è tutto oro che cola. Usaccio. Grazie, grazie. Il tuo uccellino in fuoco. Chi è quello? Guardate, dentro il tuo paese, andate alla ricerca di un acquirente. Cosa? Cioè, quel pezzo di merda si è rinchiuso col mio uccello. Non ha capito un cazzo il tipo. L'avevo già raccolto. Non ha capito assolutamente niente. Non posso entrare nelle case, immagino, e penso proprio di no. Ok, un po' di sano vandalismo. Oh, pezzi di cartone, che fai? Che fai, li butti? Ok. E questi ragazzi saranno importanti sicuramente prima o poi. Non so quando... Ah, non posso... Affanculo. Ecco. Tieni, Carl. Tieni. Sono convinto che ci servirà.
Però che bello, ragazzi, possiamo raccogliere qualsiasi cosa. Cioè, è il mio sogno. Adesso lo vado a fare anche la vita reale. Cercare in mezzo la monnezza. Che è sta roba qua? Boh, tu metti. Oh, nice. Oh, ma c'è del cibo qua dentro. Oh, buono, buono. Nice. Questa la mangiamo. Zacchete, buono. Prenditi questo. Ah, io devo andare qua. Ok. Capriolone, grazie 2 mesi. Bentornato, buona caro. Buona life, Eric. Tic tac. Ok. E Carl, però anche te, avvicinati. Okay. Sì, sì, ci serve, Carl, ci serve. C'era qualcos'altro qua. Dove cazzo è andato? Vabbè, non importa. E pezzo di merda, sei tu che mi uccelli? Hai perso qualcosa? Vuoi di te? È il mio uccello! Ma è il mio uccello! Well, don't just stand there! Flip him back! Ah, ok, bella. Cosa? Coglione, coglione! Nice one, pal. Pezzo di merda! Il mio uccello! Ok. Come stai, uccello? Ok, guardate, poi era addestrato. Top uccello, comunque. Sera, signor Fieri. Guy is your only pigeon. È il mio unico uccello, ok. Sì. Or her, jeez. Can't assume gender. Oh, non si può avere del sesso in nessuno di questi tempi. Anyways, beh, ma che your birdie looks weaker than usual. We cosa? Should visit the pigeon lady. She might be able to help. Cosa fa? Fa this un segone al mio uccello. Il piccione, il piccione. Go! A talking shop. Cosa? New toy of yours, eh? Stay where you are and give us your pigeon back, or this freaky thing goes bye bye. No, è il mio carrello. That'll help, pal. Benedità, scegli una piccione abilità, equipaggiala. Lo shuriken, oddio. Lo shuriken piccione. It seems that you have recovered your shuriken pigeon. You trained it using the forbidden technique passed down on you. È bellissimo, ragazzi, tutto ciò. Bella pipì. Mi avete scansato il bersaglio infliggendo danni, addirittura abbattendolo. Dealing damage and even knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it to equip it with pigeon friendly explosives and to make it fly faster. Bene. Boom! Let's fly. Ma gli ho sparato un piccione in bocca a questo. Va bene, dove dobbiamo andare? Porta il piccione al signore dei piccioni. In case you don't remember, Pigeon Lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her. Boom! You haven't visited her much. Allora, lately, aspettate che qua c'è sicuramente qualcosa di bello da fare. Cioè da prendere. Vabbè, non si butta via niente. Okay, all of the time. Still, she shouldn't refuse to help. Un pentolone! Va bene, dov'è la signora degli uccelli? Aspetta. Ah, ok, laggiù, quindi di qua devo andare. E si parte, ragazzi. Sì, comunque... No, vabbè. Ma è GTA San Andreas? Non ci credo. Non ci credo. Los Santos. Siamo a Los Santos. Oh, ma ci sono altri piccioni. Niente. Aspetta, cos'è questo? Seme di pera. Ma che cazzo? Vabbè. Ok. Ragazzi, è Los Santos questa. Bellissimo. Bellissimo. Sono dei puntini rossi. Ah, ma sono gli altri barboni, aspettate. È tempo del mio uccello abilità. Boom! Boom! Dove stanno andando quelli? Vabbè, ragazzi, ma sono troppo forti gli uccelli. Guardate qua. Troppo forti gli uccelli.
Vabbè, niente. Gli uccelli sono imbattibili. Vuole un uccello, signor! Prendi gli uccelli! Aia! Porca troia, mi hanno fatto male. Aspetta, ma cosa c'è qui? Cos'è sto telo? Boh? Cos'è, lo raccolgo? Ah, un progetto. Boh, chissà che cazzo è. Sono i collezionabili, come su GTA. È GTA San Andreas qui. Il mio inventario è pieno. Ma che cazzo c'è nel mio inventario? Dov'è quel coglione del carrello della spesa? Ma l'ho perso, dov'è? Carl! Ragazzi, dove hai finito? Carl! Ma eccolo qua. Signora, si sposti. Signora. Allora, siamo pieni qua, eh. Forse dovremmo iniziare a toglierci un po' di cose, tipo questo. Tac, non male. Se spazzatura. Semente. Pianta. Se un vaso fa crescere delle pere. Ma non è male come cosa. Mangiamoci anche il panino, to. Carl SJ, esatto. Va bene, dov'è la. Ah, è qua la signora. Pawn shop. Are you pawning or selling? Banco dei pegni qua. Io non c'ho molto in realtà. Ah, aspetta, posso vendere. Carl, vieni qua. Posso. Ma è così interessata al mio carrello. Rottame. Materiale per la creazione. Materiali riciclabili. Spazzatura. Ok. Faccio così. Tic. Mi ha dato 10 centesimi. Così poco! Con tutta la fatica che ci ho messo nel prenderlo! Dai, il pezzo di sedia varrà un botto. Altri 10 centesimi. Drop by every now and then. No, ah no, un centesimo! Ma bro! Ma come un centesimo? I'd have something new. I don't suppose you have. Thank you for visiting. Need some cash? Show me what you've got. Niente, ragazzi. Qua si va avanti piano piano. Vabbè, basta. Andiamo. Allora, permesso. Che succede? Ma che cazzo è questo? La signora e i piccioni. Ma è il boss quello. Bugs for life. Never mind. Ma Bugs, che ma c'ha la barba in bocca questo? Ma come è fatto sto modello? Ma è enorme, aiuto, aiuto! Potere degli uccelli! Uccelli! Oh, sono arrivato, sono aumentato di livello. Ah! Ah! Ai punti, ehi, ah ok, aspettate, cosa posso fare qua? Polmoni forti, aumenta la salute. Mentre c'è di trovare oggetti migliori. Combattimento, ok. Uomo uccello. Il tempo di raffreddamento delle piccione abilità è inferiore. Aumenta la danni di attacchi corpo a corpo. Aumenta l'avversario di attacchi corpo a corpo. Occhiali sotto le sue ascelle. Uccide danni subito durante una parata. La polizia ci mette meno tempo prima di smettere di cercarti. I taser non ti rallentano. Boh, ragazzi, forse. Io inizierei con questo. Serve prima combattere. Ora il potere degli uccelli. Tac! Ah, easy. Un paio d'uccelli qua. Ecco qua. Ecco qua. Aspetta, lui mi piace di più. Sparisci. Ecco qua. Molto bene, ragazzi. Lui è una preda ben migliore. Vedete le dimensioni. Easy one shot, bitch. Ah, ma si aumenta di livello anche. Ma sulle macchine non fanno niente. Ok. Ma ragazzi, è bellissima l'abilità dei piccioni. Vabbè, easy. Saliamo di livello così. Abbiamo. Sono ricercato. Sono ricercato dalla polizia! Il taser no! Oddio, quanti!
Ragazzi, sto... Aia! Aia, il taser! Aiuto, aiuto! Ma quanti sono? Aiuto! Nel ghetto. Non mi troveranno mai. Oddio, mi hanno trovato. No, no, no! Dove ci si nasconde dalla polizia? No! No, no! Dove posso nascondermi? No! Piccioni! Ma sono taserati da soli. Potere dei piccioni! Potere dei piccioni! Aia, aia! Aia, aia! Un passaggio! Cazzo, non è riuscito a prendere un passaggio. Aspettate! Vada, vada, va! Aia! Ma il taser mi ha bloccato a mezz'aria! Aiuto! È finita, ragazzi, per me è finita! Mi prenderanno! Ah, mi prenderanno, ragazzi! No, no, no! Sto messo malissimo. Forse col carrello riesco a scappare. Non c'è, perché è andata a puttane. Dammi velocità! Ok, non so se sono più veloce col carrello. Boh, secondo me sì. Via da qui, via, via! Bro, un posto per nascondermi, dove cazzo è? Ok, ce l'ho fatta. It appears that we got away safely. Ce l'ho fatta, ragazzi, GG. Cos'è sto a fare qua? Corno di drago. Che cazzo è? Vabbè, ascolta, sparisci. Ecco. Sto morendo, un attimo. Grazie qua la squalo il Prime, Mona grazie il Prime, Goat grazie il Prime, Kali grazie i 3 mesi, Nunchucks grazie i 3 mesi, scusate se l'ho skippato prima, scusate. Allora, 10%, direi che ci facciamo questo, tac. Qualcos'altro che ci dà HP? Ok, adesso è messo abbastanza bene. Vendi il boss. Si può vendere secondo voi? Ma secondo me non si può vendere. Non si possono vendere le persone. Fammi vedere dove era pure. Va bene, proviamo a venderlo. Chissà quanto costa il boss. Andiamo, andiamo. Aia. Levatevi dalle palle. Vabbè, comunque. Allora. Sì, ma scusa, mi sei spawnato davanti. Aia! Vabbè, ragazzi, ma mi hai spawnato davanti. Ma non è colpa mia. No, ho perso il boss. Ma porco. Che modo che cazzo è la signora dei piccioni? Sì, vabbè, ma sono andato a Scampi adesso. Ah... Porca puttana. Oh, però ci stanno dei nemici qua. Come ho perso tutto? No way. Ah no, ecco, sarà meglio. Ho perso solo il boss. Guarda qua. Tic! Ah! Vabbè. Mantiene, ok, assimiliamo il progetto. Tac, un altro bel progetto. Dove sono gli altri nemici? Ma dai, ma non posso più uscire. Signori limoni! Vabbè, niente, sono incastrato qua nel pa... Oddio, la pula. Mettiamo via il piccione. Abbiamo pestato la merda, molto bene. Che c'è qui? Niente, monnezza, via. Ok. Niente. Andiamo via da qui. Siamo attenti sempre alla polizia. Ma posso vendere anche le persone a sto punto? Cioè, adesso ci provo.
Ma se prendo a calci questa? Ma dammi da bere! Dammi da bere! No. Ah, l'ho spaccato. Ah, ecco, visto. Ha funzionato. Minchia, questa è pure buona, oh. Non è nemmeno di quelle scrause. Di cosa mi lamento? Direi che ci mangiamo questo, il cetriolo. Tac! Mamma mia, il cetriolo è tanta roba, ragazzi. È nato un botto di vita. No, vita no. Però mi ha dato fame e sete. Ma riempito. Proviamo a vendere lui. Ah, io non penso onestamente valga molto sto tizio, però... Continua a lanciare i piccioni come un vero main Yanna top. Ecco non qua. Vedo l'ora che torni l'Iron Championship. Però prima si trova a casa nuova. Grazie, Brunzillo, per i 4 mesi. Bentornato, sì. Ma tranquilli, c'è Barbone Simulator qua. Ma è lì il boss! Oddio! Ma allora c'è anche... Bello! Proviamo a venderlo. Are you pawning or selling? Niente, non posso venderlo, ragazzi, purtroppo. Vabbè, te lo regalo, tieni! State già facendo amicizia, ragazzi, e sono siamo molto genitori. Contento. 9 mesi. Tic. E nato, speriamo, non a testa in giù. Posso lasciarlo qui o ti dà fastidio? Ok. Beh, non è male, ragazzi, tutto sommato. Vabbè. Lascio lì, Be sure to poi... come back to me. Be sure to come back to me when you find something worth. Or you tell your friends. I know it's a bring back. I know it's a thank you. Need some. Be sure to come. Need some drop by. I pay. Be sure to come. I know tell your friend. I thank you. Need some cash. I know drop by every now. Need some. Be sure to come. Or you tell your. I pay. Drop by every now and then. I might have something new. Beh, okay. I pay top dollar for anything of value. No, ragazzi, non me lo paga, cioè. Bring back some cool stuff. Bro, ci provo. Mi ha detto, ho portato il boss, cioè. Meglio di quello, che cazzo ti devo portare? Vabbè. No, 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 no. Piano che c'è la polizia. Ok, dai, andiamo dalla signora dei piccioni. Mi scusi, signora dei piccioni! Fa pure il resto di guardia nel caso faccia vivi altri bugs. Ok, ok. Besides, she's way too boring. I mean, troppe menate spirituali per i miei gusti. Oddio, ma chi è qui? Ah. Ok. Vabbè. Si sbloccano le skin dei piccioni, ragazzi. Che figo. Si sbloccano le skin dei piccioni qua. No, ma non. Scherzavo. Maronami. No, m'hanno trovato, ragazzi. No, ma io non volevo. Volevo solo interagire. Aiuto! Ma che cazzo è questo? Ok, calma. Ah, questa è solo monnezza, non c'è niente di interessante, purtroppo. Oh, oh! Il cetriolo, ragazzi, è andato a male. Buono, buono. Basta? Solo delle gran lattine ci stanno. Oh, vediamo qua dentro. Mm-hmm, sì, dai, un pezzo di finestra. Bomba di propano? Ah, è vuota però. Peccato. Oddio, ragazzi. È ora. Ratta! Ah, ecco. Sembrano dei personaggi di Oblivion questi. Wow, siamo livello 3. Che meraviglia. Cosa mettiamo? Più vita?
Mentre le tue chance di trovare oggetti migliori quando rovisti una spazzatura. Le chance di ottenere più soldi quando accattoni. Mi ispira, sinceramente. Crei due intrudi in un setting. Ok. Voglio questo. Ok. Così prendiamo più soldi quando elemosiniamo, ragazzi. A me sembra un'ottima idea. Che cazzo è sto a fare qua? Toh, tieni, Carl. Carl. Per quale cazzo di motivo, Carl? Ah, perché abbiamo un inventario pieno. Beh, è andato male, direi che è perfetto questo. Gnam, che buono. Ah, ecco perché, va bene. Piccioni sui lucchetti. No. Mi pareva un po' strano. Oh, questa è tanta roba. Aspetta che lo bevo. Wow, a posto. Oh, buono questo! Ma chi cazzo è che lo butta? Aspettate. Fatemi buttare dei cessi qua. Roba che non serve. Ai rottami ci fanno comodo. Semente per le cipolle. Semente per il guano. Io non so cosa sia questo. Vedendo soffio attraverso questo fiore produce un suono caratteristico. Oh, secondo me... ha il suo perché quello. Oh, vabbè. Facciamo così, toh. Bel panino. Tiè. A posto. Basta. C'è nulla di che. Qua c'è qualcosa da prendere. Ok, assimiliamo, assimiliamo. Che poi faremo casa nostra, Buonasera, signor Fiere. Grazie, Michele. 10 mesi come il numero di Maradona. Grande, Michele. Come stai? Bello. Ok. Comunque, andiamo avanti. Dove cazzo devo andare? Di qua. Oddio, dei piccioni. Sì, sì, sì. Molto bene. Tic. Il tuo inventario è pieno. Vabbè, tanto c'ho l'inventario pieno, ragazzi. Quindi è inutile andare avanti qua. Aia! Pezzo di merda. Elemosiniamo un po' di soldi. Ma se elemosino davanti alla polizia, cosa succede secondo voi? Direi che questo va bene. Secondo voi i poliziotti mi danno dei soldi? Hey, you! Stop that immediately! You are not allowed to be here. Qua, dammi i soldi e dai! I told you to get the fuck out of here. Perché sbirro un bastardo, ragazzi. Aiuto, aiuto! You may approach me, beggar. I have a daring quest for you. Addio, stupidi, stupidi cretini! Andate via da qui, non vi voglio! Possa via, piatevi i miei uccelli potentissimi. Guarda qui che cecchino che sono. A posto, ragazzi. C'è una nuova notifica. Ciao, bastardi infami! Volevo ringraziarti per tutte le volte che mi hai regalato risate e sorrisi. Per tutte le volte che mi hai risollevato il morale. Anche in questo momento difficile. Zitto! Dove purtroppo da qualche giorno mio fratello è passato a miglior vita. Grazie. K, grazie 2 mesi, mi dispiace tanto, davvero. Condoglianze, bro. Un felice comunque che tutti riesca a fare 2 risate in live. Spero che Barbone Simulator sia valido per te. Viva il piccione. Posso dormire? Vabbè, sti cazzi. Grazie comunque, K. Grazie Annalisa per il Prime. Pecorino, grazie gli 8 mesi. Michele Salveneschi, grazie 10. Salmone, grazie di 9. Brunzilio, Brunzulino, grazie di 4. Va bene, andiamo dove... Io volevo solo elemosinare un po', ma a quanto pare non si può qua. E vabbè, e vabbè. Allora... Oh, Jesus. Va bene, andiamo di qua. È qua che devo andare, giusto? Sì. Cioè, l'icona gialla, a posto. Voilà! Ma chi è? Ma è Mauri, ragazzi! Oh, Mr. Jello can hook you up, alright. Mr. Gelatini proprio è... You up your ass. Oh! Why not go and Stunz, ask my perché non vai a chiedere ai media? They can afford it. All my customers already. I miei clienti mi hanno mollato e quindi di merda, ma che cazzo? Più arrabbiati, più professionali. Oddio, ma quanto urla, basta! Minchia l'audio, ragazzi. My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite. Take that silly car of yours and go tell them that I won't go down quietly.
Che, mamma mia, quanto urla sto tizio! Ma che? Short fuse lately. Abbiamo notato. The psychiatrist says I need to be more grateful for what I have. I try, I really do. It's hard when someone tries to demand. Hai ragione. Sì, ti capisco, fratem. Tu consegni un pacchetto di pagamenti e procura della roba gratis. Buono. Can't say that I have a good feeling about this. Ma che? Ma mi ha dato una bomba, aiuto! Permesso! Ok, ragazzi. I have money to spend. Beato te. I would be silly to assume that he just. Raga, ma mi hanno dato una bomba, aiuto! Right, pal? Quanto sarò distante dal posto di consegna? Prison Simulator al momento, eh sì, sono quelli Prison Simulator questi. Presto! Oh God, are we there yet? Oh, ma quanto manca? 45 secondi, non voglio esplodere, non voglio! That awful beeping. Minchia, ma mi ha fatto sgobbare questo. La bomba di Maradona, boom! Tenga! Boom! Pensavo di peggio. Was a fucking bomb. Curse that balloon, fucker. Never trust the cloud. Cosa poteva mai essere, dico bene? Spicchiamo al volo. Sì. Vandalismo. Oddio. No, tutta la Oddio, la polizia, aiuto, ma quanti? Quanta polizia c'è che mi insegue? It's a good moment to hide. Sì. C'ero arrivato anch'io. Qui non mi troverà mai nessuno, ragazzi. Nel molo di Los Santos. Come, entertain me. Ok. Oh, c'è una piuma qua. Carlo, spostati. Ok. Posso salire lì sopra? No, ok. You may approach me, beggar. I have a daring question. Oh, sì, le sigarette. Ah. Ottimo. Ho fumato. Buono così. Ma questo chi cazzo è? È Riccone. Bella automobile che è lì, eh. Ma come? Quanto vorrei vedere in azione. Massa e velocità mentre volge i cittadini di... È il mio passatempo preferito. Oltre a limosinare e pisciare sulla gente. Ok. Più possibile tempo per addirittura compensare. Devo ammazzare la gente. Ma questo è pazzo. Ma chi ste pazzo? Va bene, via. Sa che abbiamo sbagliato qualcosa. Non trovate anche voi? Mi sa. Così a occhio, unlucky. Vabbè, niente ragazzi. Sì, ma la polizia è super resistente. Ma che cazzo. Non sono riuscito ad investirli. Sono underlivellato. Dite che è quello. E boom. Boom. Guardate qua. Guardate. Pezzo di merda. Però così non livello. Devo livellare. Ratatata. Ta-ta-ta! Ratta-ta-ta-ta! Ok, molto bene. Oh sì, la panchina. Cioè, praticamente ci sono... È successo. Ok. Praticamente ci sono questi gruppetti di barboni della gang dei Bugs che... Che hanno questi progetti tipo per le costruzioni, no? Perché noi a un certo punto dovremmo farci la casa, in teoria. Non so come funzioni, onestamente, però so che dovremmo farci la casa. Ah, siamo comunque molto vicini al pagliaccio, perfetto. Andiamo di qua. E...
Guarda come si vola, guarda come si fluttua qua. Perfetto. Signor Pagliaccio, eccoci. Madonna l'audio! Dio Cristo, quanto parla forte questo. Simply throw junk in there, and I'll recycle it and provide you with raw building material. As promised, here are some free additional materials. Ah, bella. Quindi anche questa roba. Ah no, ok, questa roba che. Ok. Come tutti gli oggetti in carne. Toc. Fatto. Ah, quindi posso smaltire sta roba. Ti faccio così. La piazzo qua. Nice! Molto bene, molto bene. Vai, ci mettiamo un po' di roba qua. Questo ci dà la legna. Sapevo che avrei fatto bene a tenerli. È proprio come il Rust, ragazzi. Tieni, Carla, raccogli. Oh, ma la mia finestra! Questi due buchi, dove sono preso un filone qua dentro. E siamo a 6 mesi. Molto bene. Lorenzo, grazie ai 6 mesi, caro. Ah, questo è un letto. Vabbè, bella. Zoom! Costruisci un banco da lavoro. Oh sì, ragazze. Ok, questo modè costruzione, quindi. Devo fare. Oddio, aspettate, che casino è qui? Costruzione. No, niente. Abilità. Una volta scelto il posto adatto a costruire. Ah, premi per costruire. Non ho capito, ragazzi. Apri catalogo. Cosa devo fare? Devo costruire un banco da lavoro, ma non c'è nulla. No, ragazzi, un attimo rincoglionito. Che devo fare? Sei diventato Minecraft, ma non capisco cosa devo fare. Ah, c'era? Ah, ok, aspetta. Ah, è qua, eccolo. Va bene qui? Great. You should still have enough materials to create a simple repair kit. Un repair kit. Di riparazione semplice. Ok. Di riparazione cosa? Oh. Due ne ho fatti, no, ma qua. Ma... Uso sulla pitch. Ok. No, non questo. Ma questo inventario. Qual è il repair kit? Questo. Lo prendo. Uso. Fatto. Donna santa, sti suoni. È ora che scappi. Ricorda, puoi visitare il mio negozio. Va bene, sparisci. Va bene, ragazzi, possiamo. Ok. Possiamo farci la baracca. Grazie Lorenzo Sterpu e Sammy. Grazie di sub, ragazzi. Ricicla per favore. Ok. Ma quindi possiamo costruire tipo casa? Come funziona? Produzione, utilità, cucina, giardino, difensiva, costruzione. Possiamo farci la casa, ragazzi. Ma voglio farmela qui la casa, ma è un po' brutto. Non posso scegliere un altro posto? Ok, sono ripreso tutto, aspettate. No, non ho preso... No, ho rotto tu... Non ci credo. Ho appena distrutto tutto quello che c'era. Ok, non è stata una gran mossa, lo ammetto. Abbiamo anche finito lo spazio. No, no! Ma io pensavo che me le mettesse in tasca. Grazie, Christian, bentornato. Cosa ho combinato, ragazzi? Questo ci serve, se no non combiniamo nulla. Ok, vai dentro. Anche te. Allora, aspettate, devo riciclare un po' di roba qua.
Vabbè, Sgabimbo, pensavo di sì in realtà. Cioè, ho messo di altro qua. Eh sì, ragazzi, ho buttato un po' di roba, mi sa, aspettate. Toh. Zona di costruzione. E che volevo... Cioè, la casa vorrei farmela tipo in una zona meno appartata, capito? Un po' più... Un po' più in mezzo alle palle, ecco, per rompere molto le scatole. Va bene, Sigol. Grazie, Christian, 11 mesi. Bentornato, Christian, bentornato. Voilà. Ti dedico una pisciata, Christian. Ok, perfetto. Da adesso chi si abbona, ragazzi, riceverà una pisciata omaggio. Solo se vi abbonate. Molto bene. C'è nulla da raccogliere qua, no. Bisogna attendere e basta. Allora, aspettate. Così non faccio spazio nell'inventario. Eccolo, Ankimer. Anzi, Ankimer, 5 sub giftati? Allora pisciamo su una persona. Ok, cioè, aspetta, anche se ne vado un po' alla polizia. No, signore della polizia, però, anche te. Grazie, Ankimer. Un attimo che... Cioè, proprio qua devi stare. Ok. Va un po' più appartati. Michael Jackson è lui! Gli ho fatto l'effetto Michael Jackson, ragazzi, guardate! Brilla! Ecco qua, molto bene. E nessuno ha visto nulla. Sul poliziotto sono 10 sub giftati, ragazzi, mi dispiace. Per il poliziotto, ragazzi, di che stiamo parlando? Ma perché posso prendere solo una alla volta, ragazzi? Ma che cazzo? Vabbè. Vabbè, una alla volta. Vorrei fare due di questi, ma poi mi costano un sacco e se li rompo è un casino. Ctrl R e prendi tutte. E l'ho cliccato. Ctrl R. Ah, sono 4 lattine così? Ma l'avevo fatto anche prima. Ma non lo vedo un grande vantaggio, sinceramente. Se tanto poi devo comunque... Perché io non posso metterla dentro finché non raccolgo il rottame, vedete? Non me la fa inserire. Quindi devo provare a fare così. Così e poi mettere la prossima. È un po' scomodo, lo ammetto. Devo fare anche la sborra? Non credo, sinceramente. Carl, vieni più in qua, porca di quella puttana. Vediamo cos'altro c'è da prendere qua. Questi. Sì, bisognerebbe farne di più di questi. Got it. Ecco fatto. Carla, cos'altro c'hai qui da rottamare? Niente, dai, meno male, abbiamo finito. Ok, non c'è più nulla da rottamare. Abbiamo soltanto i coperchi e poi andiamo. Ankimer, tu stai sfidando la legge però, eh. Tu stai sfidando la legge, però. Vabbè, me ne pentirò, lo so. Scusi, lei è un Lei è un poliziotto? Mi scusi, eh. No, aiuto! Aiuto! Sbirri cornuti! No! Ok. Dove? Non ho piccioni. Perché non ho più piccioni? Dove sono i piccioni? No!
Perché non ho i piccioni, ragazzi? Ok. Non ho più i piccioni, ragazzi. Ah, perché ho rotto la piccionaia. Ah, che cazzo. Maledizione. Via, 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 via. It's a good moment to hide. Oh, stiamo qui dentro. Ok, fatto. It appears that we got away safely. Ok. Sì, ce l'abbiamo fatta, però. Devo rimettere la piccionaia, quindi dite. Maledizione. Devo rimettere la piccionaia, ragazzi. È che non volevo fare la casa lì. Adesso finisco di rottamare. Ma dove cazzo era il posto di prima? Bella Pieri. Era qui, ok, qua. Oh, aspetta, che c'è un'altra piuma qua. Dai su. Due piume, ok. Devo anche mangiare che sto morendo. Grazie anche a Merdei sub giftati, ovviamente. Grazie Saint Pischio per i due mesi, bentornato. Carlo, vieni più in qua. Maledetto. Fammi mangiare che sto messo male. Minchia, l'hamburger da un botto. Beh, ci sta effettivamente. Tom, mangiamo questo. Ok. Grazie anche dei beats. Cos'è partito adesso? Stanno partendo gli alert ma non me li fa vedere. Ma what the fuck. Vabbè. Grazie Chris per il sub giftato. Grazie mille Chris. Ma abbiamo gli ultimi. Come stai, Chris? Trrr. Ok. C'è questo. Poi c'è la sedia che l'abbiamo raccolta prima. Dov'è qua? Ah no, questa è proprio spazzatura, quindi non serve a niente. Non puoi neanche riciclarla. E boom! Molto bene. Sparisci, sparisci! AN Keimer Cirdix 100. Momento pissing veramente emozionante. Lo so, bro, lo so. Allora, decidiamo dove far casa. Zona di costruzione. Ma quindi non posso farla da altre parti? Cioè, devo per forza farla qua, la casa? Ragazzi, mi sa che posso solo farla qua. Che voi sappiate c'è modo di farla da altre parti? Mi sa di no, vero? Non vedo altre zone di costruzione. Che palle. Vabbè. Per ora mi sa che la facciamo qua. Va bene, va bene. Allora niente. Ho fatto una cazzata prima, va bene lo stesso. Shurikonaia, picchionaia, picciornada... Ma what the fuck? Posso fare anche la picchionaia. Sblocca abilità, i piccioni circondano il bersaglio, lo beccano in faccia, provocando uno stato di panico momentaneo. What? Adesso li facciamo tutti. Facciamo l'angolo piccioni. L'angolo piccioni voglio che sia qui. Allora, uno. Poi... Picchionaia. 94 metri, Cirdix 100. E due. Bene, grazie. Mi dispiace non essere presente. Grazie a te, in questi giorni. Chris, grazie di me. Vai tranquillo. Faccio stretto i bisogni di guadagnare tempo, scagli in faccia qualcuno e guardi gli amici scappare. Upgrading the peckers will let you target a larger area. Scatenare un vero e proprio inferno contro chiunque. Oddio. Come faccio a migliorarli? Voglio migliorarli. Ah, miglioramento, foglio di alluminio, chiodi. Va bene, questo per migliorare i chiodi servono. Che ovviamente non abbiamo, va benissimo. Ok. Oddio, questa mi sa che è la mossa dei piccioni. E... boom! Mi piace molto.
Ma se per forza il pane, no, è infinito, immagino. Ma non voglio i picchieri, come faccio ad avere gli altri piccioni, quelli di prima? Oh, ma c'è le Molotov quello! Ma chi è questo pazzo qua? Come fa ad avere... Anch'io voglio le Molotov. Cazzo è sto a fare qua? Metti, metti. Signorina, i piccioni! Ok, però non sono i... Cazzo hai detto? No, la pula! No, no, no! Oddio, sto messo malissimo! No, no! Aspettate, devo trovare... No! Grande amico! Ragazzi, sono un attimo nei guai, non c'ho vita. Non c'ho vita! Dov'è Carl quando serve? Serve la mossa dei piccioni. Boom! Via, via, via! Via, cazzo, via, via! Ok, li ho distratti un pochino. Però ho bisogno di Carl. Carl si è stuccato! No, Carl! Ok. Aspettiamo un attimo che venga in strada. Va bene, va bene. Dove posso nascondermi? Oh, qua non mi troveranno mai. Ma mai nella vita proprio. Ok, ci siamo salvati. Bene, siamo messi relativamente male. Però come recuperiamo vita? Questo mi dà 6, questo mi dà un botto di vita, però boh. Vogliamo usarlo adesso, l'hamburger? In realtà dovrei tipo riposarmi, aspettate. Vediamo di tornare a casa e riposarci. Anche se non ho letto, anche se non mi ricordo dov'è casa. Ok, più avanti, va bene. Va bene, andiamo a dormire. Stavolta senza investire nessuno, se no son cazzi. Allora, io però voglio cambiare abilità ai piccioni, preferisco gli shuriken. Devo essere sincero. R. Catalogo. Soluzione, utilità, cucina, sarà utilità. Esatto. Direi che per adesso facciamo così. Ma come più 8%? Ma che schifo. Vabbè. Non penso ci sia altro a poter fare. Il letto fa schifo, quindi... Andiamo un po'. Wow! Quanta vita, ragazzi, che ho preso. Non è servito a niente, ragazzi. Non è servito assolutamente a niente. Niente. Tocca mangiare qualcos'altro, mi sa. Ok, non batte più il cuore, grazie a Dio. L'abbiamo fatta, va bene. Questo non serve a niente, via da qui. Allora, possiamo costruire casa nostra, ragazzi. Prima cosa, io vorrei prendere questo. Come faccio a cambiare abilità? Voi lo sapete? Perché io non ci sto arrivando. Dice rotella. No, non è la rotella. Non è questa. Però mi piace la figatura. Come no? No, ragazzi. Non è questa. Ah, ok, così si fa. Ah, ok, vabbè. Ok, ho capito. Shuriken. Sì, però mettimi. Ok, ok, cioè... Sì, ho capito.
Va bene, GG, grazie. Adesso vediamo un po' cosa si può costruire qua. Cucina, addirittura la cucina. Ceramica, foglio d'alluminio, che okay, è un po' troppa roba. Giardino, nulla di che. Giardino, niente. Difensiva, mina, what? Ci serve? Se non faccio una casa, ragazzi. Ci facciamo la casa? Questi due buchi, dove sono preso in filone le cose dentro. Non ho più niente. Ho visto che costa. Decorazioni. Vabbè, detta sinceramente, per adesso attendiamo, andiamo a fare altri casini. Allora, grazie Gago e Arto, grazie di sub, ragazzi, benvenuti, bentornati, grazie anche a Giorgio Coppa per il Prime, benvenuto. Aspettate, andiamo a combattere contro questi che ci danno esperienza. Oh, Luca cartocciato. Questo si vende a un centesimo, ragazzi, nice. No, via. La lattina invece ci fanno dei materiali. Questa è legna. Questa è legna buonissima. Anche il cartone. Ottimo, ottimo. Tieni, Carl. Carl, tieni, tieni. Voilà. Tempo. Troppo ubriaco, ragazzi. Muovendo la testa ho doggiato il mio colpo. Oh, tutti in fila, bravissimi. Tic, tic. Vabbè, ragazzi, ma gli uccelli sono troppo forti comunque. Nerf uccello. Oddio, questo? Cestino della lavanderia, addirittura. Vabbè, ma questa è roba da ricchi, ragazzi. Vai. Tutto qua dentro. Questo si può scassinare? No. Ok. Altra monnezza, non si butta mai. Ah, lascio un'altra piuma. Una pera! Buono! Un'arancia andata male. Buonissimo. Devo andare là sopra, ragazzi. Vediamo com'è il nuoto. Non sono così... Non sono così convinto che si nuoti così. Ma che è successo? Ma perché? Ma perché, ragazzi? Come è potuto accadere? Vabbè. Questo è buono. Aumenta la quantità di punti esperienza. Mi serve. Ma ragazzi, porca puttana. Acqua andata male. Beviamo. Ma ragazzi, scusatemi. Eh sì, la Pellegrini, uguale. Ma porca puttana. Cos'è, devo sbloccare un'attività anche per poter nuotare? A questo punto mi sa di sì. E vabbè, andiamo dalla missione. Vediamo un po' che succede. Ah sì, questo è l'ospedale, ragazzi. È GTA San Andreas, uguale. Los Santos. Vabbè. Va bene. E boh, andiamo dalla missione. Ogni tanto in sti cassonetti c'è tanta roba, quindi conviene guardarci. In questo caso è infatti. Sì, ok, aspettate. Cos'è che non ci serve? Questo non serve un cazzo, tanto non dà niente. Toh. Vai qua. Questo è tutto oro che cola. Metti il cartone, utilissimo. Che bello, ho sempre sognato di costruirmi casa, vedete. Anziché comprare casa, potrei fare così. Come in Bum Simulator. La costruisco io. Oh, oh, sì. Buono questo. Questo lo si mangia. Tic. Tanta roba. Una ciabatta! Cosa serve la ciabatta? Vabbè, non importa. Andiamo dove dobbiamo andare qua.
Toh. Siamo tornati da Igor. Bugsy, mantieni distanza e vai da un'altra parte. Ma che due coglioni. We got your message. What's going on? Tomeku, grazie ai 7 mesi, bentornato. Sono pieni di bug, mentre i sono scomparsi la circolazione. Yeah, ma li stiamo picchiando tutti. The bugs ran a coordinated attack against all the creep members. Porca puttana. They're forcing them to leave Bumville. What? Those dirty pieces of... If you want to keep any creeps on your side, you better go and non viene sbrigarti a salvarli. Ora. Come on, pal. Facciamo anche media questi... Ok. Andiamo a spaccare i bugs. Trova il creep bullizzato. Andiamo, ragazzi. Permesso, una missione da compiere, permesso! Ecco, cosa succede? Oddio, che bullismo, ragazzi, guardate! Guardate il bullismo, oddio! Pazzi, le Molotov! Potere degli uccelli, gli uccelli! Voi avete le Molotov, io ho gli uccelli... Sì, ma questo è Bocelli, ragazzi. Voi avete le Molotov, io ho gli uccelli. Easy. I've never been so happy to see another creep. Ti do un favore, grazie, signor pelato. Good job. We won back some respect on the streets. Let's go, ragazzi. To bring creeps into our base. So keep saving them, pal. Ottimo. I think we're ready to show. Addirittura pronti per far vedere la Evie Way che non dobbiamo mettere scontro in. Oddio, cosa devo fare lì? However, if you want some more practice first, I suggest locating and taking over some of the bugs. Ah, ok, quindi la missione finale sarà prendere, cioè sarà conquistare quel posto praticamente. Vi aspettate qua. Ma come dovevi arrivarci là sopra? Red di bugs in arrivo. I bugs minacciano di razziare la tua base, non pagherai il pizzo. La proteggo io, la proteggo io. Ma dobbiamo andarci qui. La mia base, la mia base. Oddio, ragazzi, stanno raidando la mia base. Presto. Devo mettere le mine, lo sapevo. Dovevo mettere le mine. Porca puttana, porca puttana. Permesso, ragazzi, permesso, permesso. Don't let them see you. You wanted the hard way? Fine. Ma non c'è nessuno. Ma come? No, no, la pula, no! Va bene, facciamo tutto il giro. Find some cover before they see you again. Cazzo, mi hanno visto. Ah, eccoli, sono questi che mi raidano. Dove? Dove? Ma è pienissimo, ragazzi, ma i bugs sono ovunque. Sconfitto i bugs, protegge la tua base. Porca troia, ragazzi, la mia base! Pezzi di merda, cosa stanno facendo? Stanno picchiando i piccioni, scommetto. Eccoli, eccoli! Guarda, guarda! Ah! Ciao, pezzo di merda! No, cosa me... ma è quello grosso! No, no! Boom! Vai, vai! Ma lui è immune, lui è immune! Ah! Ecco. Ah! Ah! Ok. Cosa mi hanno rotto? Il pavimento! No, con tutto quello che ho pagato anche... Non ci credo, ragazzi. No, no, ma questo rompe tutto! Ma porca puttana. Porca... Porca puttana, ragazzi. Che casino hanno combinato questi. Roar, grazie ai 4. Aleci, grazie al Prime. Ma porca puttana, hanno spaccato tutto questo. Devo riparare, come cazzo si fa così? Mannaggia. Allora, utilità. Ah, c'è pure la cassa da fare, non è male. Ma non c'ho i chiodi. Vabbè. Tocca fare un'altra di queste, ragazzi. Incredibile.
Ah, è vero, serve il kit. Il kit. Ha già fatto? No, devo riparare. Il kit. Cosa sto sbagliando, ragazzi? Scusate. Ah, ma quanti cazzo ne devo usare di kit? Da 10 questo coso. Ma ragazzi, ma devo usare 1000, ma porca puttana. Ok, basta anche così, perfetto. Anche se un po' rotto funziona, va bene. L'abbiamo fatta. Bisogna riciclare un po' di roba qui. Abbiamo altro da riciclare? No, due di queste. Ah, fino a quando streammi? Fino in genere alle 11:30. Dipende da quanto ci divertiamo. Tic. Ok. Porca miseria, ragazzi, mi tocca di rifare tutto qua. Il pavimento. Niente, siamo da punto a capo, non ci voglio credere. Siamo da punto a capo qua. Ma non ce l'ho la cassa, Enrico. Cioè, mi servono i chiodi non so dove prenderli. Mo vediamo come fare. C'è altro da prendere qua. C'ho un sacco di legna che però non serve a nulla attualmente. Eh no. Questo non serve a un cazzo. Toh, va bene, andiamo. Posso fare l'altra piccionaia? Non credo, onestamente. Mi servono... No, queste due non posso. Foglio di alluminio, ma chi mai li prenderà i fogli d'alluminio? Ma qua spawnano di continuo i bugs? Tutte le volte che passo ci sono. Questo fa schifo. Vabbè, esperienza in più. Livello 5. Buttalo un po' via. Buttalo un po' via. Aumento lo spazio inventario di Carl. Aumenta la velocità di Carl. La velocità mi piace. Mi sa che farò questo. Lo trovo relativamente utile. Go away. Ha finito, signorina? Aspetta, signori. Andiamo un po'. Scusate, ecco. Direi che this is va bene. Perfect. A masterpiece. Oh, stronzo. Pezzo di merda. E che cazzo. Ragazzi, uè, tu stai pieno di soldi. Dammi 2 euro. Grazie. Grazie, signor. Un po' di soldi, signorina. Un po' di soldi, signor. Va bene, non mi devo nemmeno sciare. Se mi dai 2 centesimi posso sfamare le mie creature. Grazie. Pezzo di merda. Ma tu stai sfondato dei soldi. Dammi un po' di soldi qua, per favore. Grazie. Raffix. Ah, polizia no, che poi sarà. Grazie, grazie, signori. Grazie, grazie. You get what you deserve. Grazie, grazie. Vabbè, niente. You don't deserve anything. Ok. Oh, ragazzi, incredibile, sta funzionando. Ma funziona così anche nella realtà, che mi metto a fare questo di lavoro, altro che lo streamer. Not today, sorry. Hopefully that's enough. Ma come? Ah, è bastato insistere, easy. Senti, poi sentono come comunico, è il potere della comunicazione. Si sente, ho fatto scienza della comunicazione, si sente?
Here. Get your lazy ass out of my face. No. Sentite, ragazzi. Studiato scienze della comunicazione. Non ci vuole un cazzo a fare soldi qua. Yeah, right. Cosa? No, la polizia, no, no. Ok, ho usato la tecnica. Via, 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 via. Niente, mi sa che dovrò farti fuori. Ma io in realtà ho cambiato... No, 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 non so nuotare, no! Che palle, ragazzi. Cosa cazzo ho combinato qua? A parte che io volevo gli shuriken. Ok. Andremo via così. Sparite, poliziotti di merda! Cornuti! Quick, find a place to hide. Carl, andiamo, Carl! Minchia, ma commenta... guarda qua che veloce! Sì, ciao ragazzi. It's a good moment to hide. Buon divertimento a prendermi adesso. Sapevo che era un ottimo power up questo. Radiofungo. Ma che cazzo è sta roba? Boh, Carlo, portiamo a casa. Aspettate, mostro di nuovo battendo tun 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 tun. Ah, vabbè, lo mangio, easy. Ok, a posto. Molto bene. Cabina telefonica. Oh sì, dei soldi, buono, buono. Aspettate, ragazzi, tipo qui di fianco ci sono un sacco di... Madonna, che esagerate. Ci stanno i bugs! Cosa? Non molestate i miei amici! Non molestate i miei amici, bastardi! Ecco qua! Oddio! Ecco fatto. Easy. Perfetto, abbiamo salvato un compare. Molto bene. Ah, qua non posso scavalcare. Vabbè. Bello il termosifone, vai, vai. Questo serve, a posto. Ma dove cazzo si esce? Da qui? Ok, ok. Buono, il cartone oro da queste parti. Il cartone fucking oro qui, vai, vai. Raccoglilo tutto. Minchia, quanta monnezza che c'è in sta città, ragazzi. Ma secondo voi dove cazzo siamo? No, chiedo perché, insomma. E qua, ma è solo spazzatura, vieni in giro, c'è solo spazzatura. No, vabbè. A Catanzaro, a Roma, ci sta. Capisco. Yeah, I can hold on to that for you. Questa è legna. Molto bene. Qua niente, qua niente. A posto. E qua? Che cazzo è? Legna? Minchia, ma no. Cos'è sta sbobba qui? Melma gialla. Ma che è? Ma che roba c'è in sta città? Ma è radioattiva. E!
Facile. Ok, uccelli, 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 uccellissimi a posto. Red Bugs in arrivo. Proteggo io la base. Un attimo che prendo questo progetto. Ok. Dobbiamo andare dai Bugs. Dov'è Carl? Carl! Carl un attimo si è impiantato qua. Stavolta ragazzi lo proteggiamo per bene la base. Ok. Porca troia, sono pronto. Porca troia, sono pronto. Ok, mangiamo. Carichissimo. Quanti piccioni hai? Sono infiniti. Cioè, finché ho la gabbia posso lanciare infiniti. Quando si rompe non posso più farlo. Più o meno. Addirittura qua si potrebbe fare tipo le mine. Ma sì, proviamo. Ecco qua. Cos'è quel coso? Oh. Ah! Ah! No, no! Ok. Ma chi è lui? È l'uomo della puzza! Vabbè, GG per le mine, ragazzi. GG per le mine. GG per le mine. Aspettate che ne metto di più qua. Buono. Top le mine. Ecco fatto. To. Ben difeso. Forse ne ho messe un po' troppe. Vabbè, non importa. No, i corpi non si possono riciclare, purtroppo. Ci avevo già pensato, ovviamente. Sarebbe un po' un sogno, diciamo. Minchia, questo mi dà un botto di roba. Non succede nulla se cammino io sulle mine. Una bella base trap ci facciamo con questo. Upgradare questo, ma forse sì. Non lo so. Yeah, I can hold on to that for you. Non, in realtà no, non si può interagire. Non c'è un limite alle mine, ovviamente dipende dai materiali, perché costa materiali. Costano tre rottami. Ok, vediamo un po'. Pavimenti, come si è messi qui i pavimenti? No, io volevo il pavimento. Ok, basta. Abbiamo fatto soltanto i pavimenti della nostra casa per adesso. Vabbè, è già qualcosa, va bene. Abbiamo anche 22 dollari. Aspettate. Che qua, guardate che meraviglia. Oh yes. Ma porco sto coso che si chiude. Ok. Questa è tanta roba al cartone, molto bene. Anche questi. Cosa serve una ciabatta secondo voi? Ah niente, a posto, via. Un centesimo? Anche no. Ok, le lattine pure le prendiamo. Bene, andiamo. Alla fine il cartone è super super utile. Però ho tolto quello. L'obiettivo, ci sono le è tipo GTA San Andreas sotto un altro punto di vista, ecco. Ah scusate, non ho più pisciato per i sub, ragazzi. Riprendiamo quest'usanza. Per ogni abbonamento da ora piscerò su un passante. No, pisciare sul passante per 5 sub giftati.
Mi faccio una pisciata per ogni sub. Non puoi riciclare la ciabatta, ci sono scritti... C'è scritto cosa puoi riciclare e cosa no. Cool stuff! Copertone, per esempio. Copertone è spazzatura, niente. Grazie Rico! Un bel sub, una bella pisciata sulla macchina. Ecco fatto qua. Ecco qua, Rico, per il tuo sub. Fanny! Qualcosa mi dice che ci faremo un po' di pisciate qua, vero Fanny? Un attimo che vedo dov'è Carl, che non so, tu sparisce. Cool stuff! Mica, guarda quanto cartone c'è qua! Finisco a raccogliere il cartone e vado a pisciare sulle persone, oh, Fanny. Oh, nice! Signora! Signora! Chiami la polizia, ma io non frega proprio un cazzo. Dai, zitto, piatta il piccione e fai silenzio, toh. Easy. Ecco fatto. Invece con 10 sub giftati piscio sulla polizia. Oh, nice! Vabbè. Per la polizia bisogna alzare un po' la posta, visto che dopo un casino che mi inizia a inseguire. Yeah, I can hold on to that for you. Oh, tieni, Carl, nice. tieni. Cioè, c'hanno tanti bei pavimenti. Andiamo ad andare avanti un po' con la missione principale. Qua. Fanny Beer Love Cirdix 100. Che spettacolo, pura poesia. Grazie, Fanny. Ti piace il gioco? Smart move. Ti piace il gioco, Fanny? Un attimo che devo bere qua. Vai, direi che facciamo sto birrozzo qua, a posto. Comunque bellissimo. Il power up che aumenta la velocità di Carl è tanta roba. È proprio quello che serve. Troppo utile per scappare. Ah, ma questo è tipo... Dobbiamo fare l'assalto, ma non è meglio farlo tra un pochino che adesso? Fanny Beer Love Cirdix 100. Sono arrivato solo ora, magia sembra stupendo. Fanny, ti sei perso delle parti molto particolari. Però sei sempre in tempo, ecco, per goderti lo spettacolo. Dove va questo? Scappa, oh, coglione! Ma dove cazzo stava andando? Molto bene. Rip soccorso, ottimo. Ragazzi, io provo ad andarci, vediamo un po'. Oh, una pera. Buona, la mangio. Gnam. Vediamo un po' che succede qua. Oddio, Carl, calma. Carl, no. Open up, fuckers! I want my body back! Ah, capisco. Oh, yeah! My friend wants his brain back as well! Open up or ma no, non serve il cervello, non serve. Can you please stop doing that? No, Mr. non smetteremo Bones mai. Has just installed the new bulletproof doors and windows. He can be quite emotional when it comes to scratching them. Oh yeah? We'll see how emotional he gets after I scratch his fucking... Do you have an appointment? Of course not. I don't need an appointment to... Oh no. I'm sorry. I would lose my job if I let anyone in without an appointment. Listen, I'm here to... Why don't you make an official call? If you do it now, I bet I could fit you in for me sometime next month. Ma noi sfondiamo la porta! No way I'm gonna wait for! Sorry, I wish I could be... Potrebbe essere maggiore aiuto rivederci. Goodbye now. Fuck! What now? Any ideas, pal? If I were you, I'd go away now. Mr. Bones hired new assunto noi guardie non sembra affatto felici di vederti bazzicare qui intorno. È finita, ragazzi. Che cazzo è questo? Il retro ospedale. Ma che cazzo è sto? Ma è sparito! Ragazzi, l'audio è altissimo, però non capisco. Ah, volumi delle voci, ecco.
Potevo abbassarlo anche prima, mannaggia. Remind me of this one time when I lost my body and became a fucking shopping cart. Fun times. Doesn't seem like we have much of a choice, huh? He told us to meet him next to the hospital. Ecco qua, una bella tina. With a soft spot for bums. You know, free medical service and stuff. Contiamo la sta notizia, andiamo. La missione è partita. Who am I kidding? Let's go see what sort of crazy Boom Hunter. Bello. Postura, sì, son dritto. Tranquilli. Ecco qua, niente, non posso saltare, devo fare tutto il giro. Oppure qua. Voilà, qui si può. Ah sì, sei molto molto bello, sì, indubbiamente. Ah, apriamo un attimo qua, cioè, che è un bel pacchetto di sigarette. Dove cazzo è il mio... Dov'è Carl? Carl! È lì sopra. Vabbè. Bello, bello, assolutamente non dà nell'occhio questo. Possibilità di aiutarci? Un oggetto... Ma è tutto un meme sto gioco, ragazzi. Domani cosa porto? Vi lascio un commori domani sera. Non mi ha dato conferma, dovrebbe esserci. Wilbert East, dottore, chimico, visionario. Ma è tutto insanguinato sto coglione. Mamma mia. Okay. Mi hanno aspettato il cuore quando è stato fuori. I couldn't work for them. I'm a mad scientist, not a... Il vero scopo del gioco, boh, è Barbone Simulator, Andre. E ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce, perché non c'è troppo. Diccelo! Ovviamente non è il tuo tipo di informazione, gratuitamente sono disposto a fare uno scambio. Che cazzo vuole questo? L'arte scritta dell'alchimia alcolica, voglio che me la mostri, non fingere che non esiste. Cosa? L'alchimia alcolica? Cosa vuole imbriacarsi? Cos'è? The ingredients, the alchemist himself. Show me. Fammi vedere. It seems we don't have a choice, pal. Do your magic. What do you mean you don't remember? Cosa sta parlando, ragazzi? Da cervello mi dispiace un po', continuo a dimenticarmelo. Vabbè, comunque la trama è che tipo mi hanno tolto metà del cervello e lui l'hanno trasformato in un carrello della spesa. The recipe started with a beer. Ok. Ah, proprio tutto. Minchia, quanto grande sto foglio. Ma porco. It was a dragon horn flower and a head of bear garlic. I'm sure of it. Testa d'aglio e il corno. Right, now cook it. You may not remember. Yeah, that's it. Good job. Fusdo beer. Oh mio Dio, ragazzi, è ciò che penso, mi sa. Fusdo beer. È ciò che penso. Sa che è una quota Skyrim questa. A mighty garlic scented burp. Its unrelenting force will send people flying. The smelly fumes are also highly flammable and will ignite when the bottle si rompe, a stanciarne perché una molotov. Oddio. I see. Sei in grado di produrre risultati, fornirò altri ingredienti. Ok, prepara pozione. Ok, fatto. Fascinante la prova sul campo. Vai. Let's see how these boxes react to your mixture. Ok. Ah, questo, ok. Amazing. If my observations are correct, then each brew also has an alternative use. Can you demonstrate? Ok. Ah, la bevo. E è il Fuse Roda, ragazzi, però con la birra. È il Fuse Roda di Skyrim. Ecco perché si chiama così. Bene. Deve facilitare molto i miei studi. Ho promesso e cuidate che volevate. Bene. Ok. Ragazzi, abbiamo creato
Ho ottenuto un potere molto incredibile. Oh, ma ste cazzo di sigarette qua. No, non volevo mangiare in realtà. Ok. Placeholder name material per 999. Ma questo mi sa che è un errore di... Cioè, si sono dimenticati di sistemare sta cosa. Vabbè, abbiamo già raccolto, qua non ancora. Bene, bene. Ciao Demetrio, buona serata. Tic. Raccogliamo tutte le sigarette. Ecco fatto. Ora posso vincere contro la polizia. Oh yes. Aspettate, ma qui? Vandalismo, non c'è nulla, ma non posso prendere da mangiare. Ah, vallo a capire. Tic. Una bella lattina, non si butta. Emergency rations, huh? Ok, questo è l'ospedale. Abbiamo un panino andato male, non si butta. Boh, proseguiamo con le missioni. Cos'è la R? Ah, è questo. È quello che vuole che investa tutti, ma io non posso, non c'è, c'è la polizia in giro. Did you know that rich people use poor people simply for the sake? Sì, perfetto, bello. Volgare sfuggire. Piscia sugli elegantoni. Piscia sugli elegantoni. Chi sono gli elegantoni? Non trovo lega... Questo non è elegantone sicuro. Did you do that? Non penso che sia elegante lei. Ok. Devo pisciare sugli elegantoni. Ma dove sono? Ma non ci sono qua. Sono tutti dei poracci. Elegantoni! Lei è elegante? No. Questo c'ha la camicia. C'ha la cravatta. Ecco fatto. Lui era elegantone. Perfetto. Altro elegante. Questo è elegante. Sì. Bene. Altro elegante. Voilà. Altri? Siamo ancora a tre. Quattro elegantoni. Presto, presto. Questo pure elegante. Molto bene. Cinque elegantoni pisciati. Quello mi sa che è quello di prima. Ah, quello mi picchia. È perché non è elegante. Ma questo è abbastanza elegante, toh. Esatto, era abbastanza elegante. Signora! Signora non è elegante. Unlucky. Persone eleganti? Oddio. Un attimo, ragazzi, ok. Hai dei punti di vantaggio? Ok, sì, ma dove sono quelli eleganti? Gli eleganti! Questo è quello di prima. Oh, pezzo di merda. A posto. Ma dai, ma ste macchine qua hanno investito tutto. Ma gli passano sopra, ma guarda. Vabbè. Devo pisciare su altre tre persone eleganti. Dove sono? Dove sono le persone ricche? Oh, qua ce n'è uno. Quante ne puoi produrre? Tantissima. 8. Qui ce n'è un altro. 9. Ultimo! Ah, $25? Ecco qua. Meraviglioso, ragazzi. Ditemi che non è un gioco meraviglioso questo. Non è incredibile. Non è incredibile. Ok, Carlo, ok. Abbiamo dei punti da mettere. Portare missioni assegnategli. Diminuisci il costo di materiale di tutte le costruzioni. Questo pure non sembra male. Questo pure non sembra male. Alternativa c'è. C'è una cosa che mi piaceva. Aumenta la tua chance di trovare oggetti migliorati quando visti a spazzatura. Questo non è male. Prenderò questo.
Cosa? Ma porca puttana. Carl! C'è un altro attacco. Ma questi attaccano di continuo, ragazzi. Ma che è? Porca puttana. La base! Siamo lontanissimi dalla base. Vabbè, è pieno di mine, per carità. Presto, porca puttana. Presto, ci attaccano! Ok, siamo già arrivati. Oddio, se riuscissi a prendere anche un paio di cartoni qua prima di andare. Presto, presto, vai, tanto siamo qua di fianco. Ok, Carl, presto, presto! Tutti a casa! Spostati, pezzo di merda. E ok, ragazzi, si combatte per la difesa della base e dei piccioni. Oh, easy, ragazzi, easy. Minchia, ma le mine hanno fatto strage. Cioè, in realtà soltanto questo è stato preso dalle mine, però quello che bastava, ecco, quello che bastava. Ok, ok. Un altro paio di mine qua servono. Ok. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Fammi un po' vedere come siamo messi con i cartoni qui. Struttura della porta in cartone, struttura della finestra in cartone. Ok, un attimo che devo capire prima i tasti, che non è facilissimo. Porta in cartone. Perché non posso metterle qua? Vabbè. Poi vediamo cosa abbiamo qua, dei muri. Un po' su te sono più di elementi co... Ah, perché ci sono le mine, ecco perché... Cioè, colpa delle mine, quindi. E cosa ci devo fare con le mine, scusate? Non posso toglierle. Niente. Non posso farci muri, ragazzi. Non le posso togliere, le mine. Devo aspettare che qualcuno le distrugga. Ma come le sposto? Cioè, qua c'è tipo demolisci. Scusate, voi non vedete i tasti. Non c'è, non può, proprio non me le fa cliccare, vedere, vedete? Non me le fa cliccare. Vabbè, niente. Open space, sì. Va bene, abbiamo comunque fatto dei passi a gigante, per carità, se sia chiaro. Ah, c'è finestra in cartone. Pareti da castello. Ah, minchia, perché è fatta così, wow. Cucina. Tanto non ho i materiali, decorazioni, non posso farle. Niente, vabbè, siamo ridotti così per adesso. La scala non ho i chiodi, vabbè. Va bene, dai, comunque un passo avanti. Assomiglia di più a una casa. Assomiglia di più ad una casa, devo dire. Qua c'è il simbolo del dollaro. Ma non capisco sinceramente. Cosa ci sia qui? Need some cash? Ah, ok, niente. Banco dei pegni. Tanto non c'ho nulla. Siamo un po' nella monnezza. Di essere sempre fortunati adesso. Ma allora è servito veramente quel power up. Molto bene, cos'altro abbiamo qui? Questo. Hai fatto il banco da lavoro. Ah. Banco da lavoro. È vero che c'era anche il banco da lavoro. Ok. E...
Ma ci si faceva? Ah, ci si fanno i chiodi. Ah! Bro, ma sei un genio. Ecco come si fanno i chiodi. Ecco come si fanno i chiodi, ragazzi. Non ero abbastanza sveglio io per capirlo. Fondere di alluminio. Ok, GG. Non abbiamo l'alluminio, però. Per l'alluminio serve la fondere d'alluminio, la ceramica, minchia, servono un sacco di cose, comunque. Ok. Aspetta, prima ci facciamo la cassa. Ecco qua. Molto bene. La scala dove cazzo posso metterla? Non puoi costruire qui. Dove minchia la devo costruire la scala, scusate. Boh, vabbè, niente. Faremo senza scala, direi. Va bene. La ceramica come la prendo? Giardino, piante, coltivo, ortaggi. Ok. Oh. La parete senza finestre. Ah. Ok, non ho più nulla. Carl! Cosa possiamo seminare? Cipolle, fiori, ma i fiori che cazzo servono? Vai a dire che andiamo ovviamente di cipolle, ragazzi. Oh. E quella cassa della birra. Non male, devo dire, non male. Abbiamo fatto dei bei passi da gigante, ottimo. Oh, tieni. E voilà. Ora abbiamo anche la cassa, ragazzi. Molto bene. Dove sta questo gioco? Su Steam, su Steam. Non chiedevi quanto l'ho pagato perché non me lo ricordo. Però, boh, tipo 12 euro, cioè. Nel senso, uno di quei giochi del cazzo. Ok. Ma ci sta entrando la roba? Ah, sì, ok. Ma non capivo. Non è che si capisca molto bene quello che accade in sto gioco, devo essere sincero. Prendiamoci anche questo. Ecco qua. Sì, ragazzi, immaginatevi tipo Minecraft. Però versione barboni, capito? Ah, posso far così, si fa prima. Porca puttana. Ctrl T. Voilà. Ho dovuto un attimo prendere la mano. Ci ho dovuto un attimo prendere la mano, ragazzi. 60 Seconds, non mi ispira quel gioco, l'ho visto. A parte che, boh, c'ha diversi anni e non mi ha mai ispirato prima, quindi. Ecco qua. No, Destiny, non ho letto il messaggio purtroppo della ceramica. Come vuoi riscrivere? Zacchete. Ecco fa. L'ho portato Skyrim in passato in live. Ci sono anche dei video su... sul primo canale. I tempi ne avevo soltanto... No, Fieric Lolli in realtà c'è sempre stato. Ho fatto i video di Skyrim, sì. C'è Skyrim, la storia di uno zingaro. Mi pare. Molto molto bello. In che senso rivogliamo GTA 5 Edition? Quando mai l'ho portato? Non ho mai portato GTA 5. È piena? No. E allora non rompere il ca... Beh, già capito, facciamo così. Ma non ho mai portato GTA 5.
Oh, guardate questi sono belli ordinati qua. Ah, era San Andreas. Cioè, ok. Quello sì. Ma ora col fuso rodà? A proposito di Skyrim. Oh, lasciate in pace il mio amico! Lasciatelo in pace! Bastardi! Ah no, però così non faccio expert. Ok. Aia! Oh, ma ti ha dato una molotov in faccia questo. E vi lancio i piccioni. Easy piccioni. Ma sta scappando quello! Ma perché scappa? Sta scappando! Boh, vabbè. Destine, c'hai i lavandini cessi. Ma non so dove sono i lavandini cessi, purtroppo. Vabbè. Si troveranno. Ma Carl, sei un attimo incastrato là dietro. Aspettate che lo faccio tippare. Ecco qua. Nice. Carl, andiamo. Ah, sono messo male di cibo? Hai ragione. Ah, direi che questo, un bel hamburger è andato a male, va più che bene. Allora, devo andare indietro da qui. Mamma mia, sono più veloce delle macchine con sto carrellino. Guardate qua che roba. Ogni tanto. Ogni tanto dico io ci vuole. Ah, ecco qua. Potenti uccelli di Fieric. Zacchete. Ok. Pure il tavolo. Queste sono le ricette, capito? Cioè, noi sblocchiamo le ricette per poter costruire noi le cose. Nella nostra bella baracca. Ecco fatto. Questo è tutto oro che luccica. Il pneumatico non faceva un cazzo, se non sbaglio, non serve a niente. Ma ancora, ma come? Cioè, ragazzi, ma mi pare ce ne siano un po' troppi di raid comunque. Come fa uno a fare le missioni, a fare le missioni se viene redato di continuo? Ok, che puoi pagare, però. Porca puttana, ragazzi. Mi pare un po' esagerato. Ma me ne sono appena andato da qui. Boh. Va bene. Paga. Ma ero vicino, mi scoccia a pagare. Ok che non serve. I soldi non è che saranno più di tanto, però. Tanto che li attendo, direi che facciamo così. Ah, è vero, devo far scoppiare le mine oltretutto. Va bene, va bene. Place order in material 999. Boh, qua sono dimenticati di... Vediamo un po' cosa succede se... Se macino le sigarette. Ah no, niente, ok. È solo un bug. Cioè, sono soltanto di... Dimenticati di fixarli qua, ok. Ok, aspettiamo che scoppi anche questa. Unlucky, bro. Mi dispiace. Sparisci. Ok, finalmente, ragazzi, possiamo costruire. Allora. Oh, yes. Molto bene. Top. Ora possiamo costruire, pensate un po' voi. Mettiamo un'altra bella mina qua. E... Andiamo un attimo nel banco da lavoro, minchia, non si vede un cazzo qua. Foglie alluminio servono, ingredienti necessari, alluminio, beh, giustamente. Ok, un po' di chiodi fatti.
Adesso facciamo fare la porta. Oh, possiamo fare la porta. Mamma mia, ragazzi. Cioè, ditemi che non sembra di essere in una villa adesso. Minchia, è più bella della casa che voglio comprare. Più bella di casa mia questa. Che meraviglia. È più bella di casa mia. Ragazzi, io non riesco a capire, però non puoi costruire. Ma dov'è che posso costruire? Io non capisco dove si può costruire sta roba qua. Oh, vabbè, niente, non lo costruiamo mai. C'è il tetto, non ancora. Oh, posso fare un tetto pavimento a castello? No. No, non mi sembra. Ma non c'è il tasto per girarla. Come faccio a girare la scala? Non c'è il tasto per girare la scala. Ah sì, ok, c'è la rotella. No. Boh, rimarrà un mistero, ragazzi. Rimarrà un mistero. Il tetto non ce l'abbiamo, mi sa che dobbiamo ancora cercarlo. Beh, comunque. Non ti puoi comprare un appartamento? Ma scusa, lo sto costruendo con le mie mani, guarda che bello. Oh, nice. Guardate che emozione. Tic tac. Niente. Ok. Vieni Carla, andiamo, andiamo Carla, andiamo! Ah! Niente, siamo chiusi. Ho sbagliato strada. Porca troia, Carla sei velocissimo però, La sete, oddio, hai ragione Carla, hai ragione. Oh, questo ci dà entrambi. Potenziare i piccioni a cosa serve? Ma penso facciano più danno. Non so, non te lo so dire esattamente, però immagino facciano più danno. Non è che sia l'alluminio per il tetto, che per sbloccare i progetti devi picchiare i nemici, per farla semplice. Riassumendolo proprio a grandi linee. Ok. Allora, qua c'è la missione principale. Oddio, tutti i piccioni. Oh, ma dove devo andare? Ma di qua? Boh. Devo forse andare di qua? Perché qua di sotto c'è bella roba. Scherzavo. Qui cosa abbiamo? Ok, questo è cartone. Che è sto casino qua? Oh! Vabbè. I nemici, i nemici! Potere dei piccioni, pezzi di merda, tuk, tuk! Ok. Guarda, guarda! Ah! Niente, non l'ho preso. Easy! Cos'è questo? Camminetto di fortuna, ma è un microonde con dentro delle pietre. È bellissimo. Intanto riscalda e costa sicuramente meno del gas che Putin ci manda. Dico bene, ragazzi. Bene. I piccioni sono infiniti, ragazzi. Basta avere la piccionaia. Ragazzi. Ah, boom! Ok, cioè, facciamo un po' fine a se stesso. Oddio, mi è andato fuoco per i bastardi.
Vabbè, ragazzi, i piccioni sono sicuramente l'arma più forte che possiedo. C'è niente da fare. Sono indubbiamente l'arma più forte che possiedo. Abbiamo un punto. Perdi non solo una fish in ospedale, ci prezzi nei negozi. Greta che quando li raccogli, ogni volta che mi miscuglio creato a mano c'è la possibilità che non venga consumato. Forse questo in realtà. Oppure vado la roba per combattimento. Aumento i danni, potrei fare. Aumentiamo i danni, vai. Anche se uso tanto i piccioni, però ci sta. Ma dove cazzo devo andare? Ah, ci siamo finalmente. According to the intel provided by Dr. East, there should be 10 cameras hidden around here. Let's take them out before we go in. Maybe we could use our explosive pigeons for that? Ma io non li ho. Usa la piccionaia per migliorare la tua abilità di piccione shuriken di lieve. Ma devo tornare a casa, stai scherzando? Ma devo tornare in base. Quanto è lontano? Ma sono dall'altra parte della città, ma come? Ma dai, ma sei serio? Dai, ma che cazzo, ragazzi? Dovrei fare tutta la strada adesso. Che due coglioni. Destiny, ti consumo. Ma perché Destiny conosce il resto gioco esattamente? Posso chiedere? Per curiosità. Qua c'è la signora degli uccelli. Everything you see here is a product of love and care. Una Nintendo Switch con lo scafo. Buonasera. No, alla fine a parte i schi non c'è un cazzo. I miss the times when we talked about pigeons. Grande passatempo stare a parlare ai piccioni, indubbiamente. Grazie From per i 12 mesi, bentornato. Pisciatina tattica per te. Il microfono non c'è perché è andato a fottare. Signor Fieri, che bello riabbonarmi al suo canale con questo stupendo gioco, spero che si diverta. Ecco qua, pisciatina anche per te per i tuoi 4 mesi, bentornato. Fieri che dedica le pisciate ai propri sub. Cioè, ma chi è che vi dedica delle pisciate, ragazzi? Ancora. Salviamo il Fratm. Incredibile gioco, ragazzi. Guardate com'è fatto bene. Si vede che sono gli stessi di Prison Simulator. Si vede che sono gli stessi di Prison Simulator. Ecco fatto. Sorry for the trouble. Allora, dov'è Casina? Posso mettere i ping così? Tappa personalizzata. Tic. Ok, fatto. Così ci ricordiamo sempre dov'è casa. Esatto, Madeline, così funziona, precisamente. Ci sono sti cantieri qua. Oh, vabbè, è impossibile da guidare, Carlo, ogni tanto. Questo è un tipo dei semi. Ok. Destiny, ma davvero hai giocato sto gioco? Beh, vabbè, c'ha il suo perché, c'ha il suo perché. Ci sta. Allora, piccionaia. Miglioramento. Ok. E adesso dei piccioni esplosivi, quindi. Aia. Hai ragione, sto messo abbastanza male. E ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Grazie, Fedeborto, per i 4 mesi, è tornato. Ma sono i piccioni coi petardi, ragazzi! Forza Napoli! Boom! Eccoci di nuovo qui.
Boom! Sto registrando, sì! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Ho i piccioni esplosivi, ragazzi! Capodanno a Napoli! Do we really need it? Napoli, Napoli! Forza Napoli, Napoli, Napoli! Easy, ragazzi. Ecco qua. Mettiamo tutto nel carrello. Easy. Napoli! E porca puttana! Vabbè, adesso abbiamo il colpo del Napoli, ragazzi. Abbiamo la bomba di Maradona. E pronti, ragazzi? Qua si fa sul serio. Abbiamo altro da shardare qui? In realtà no. Nope. Toh. Via tutto, a posto. 30 secondi, ragazzi, faremo vedere la potenza dei nostri piccioni napoletani ai bugs. Non posso saltare sopra Carl, vabbè. Tanto facciamo qualche test. No, penso i colpi della polizia. Close. Ottimo, ottimo. Eccoli, eccoli, eccoli. Voilà. Vabbè, ma sono troppo forti i piccioni esplosivi, ragazzi. Easy. Ci ho messo un cazzo. È stato troppo facile con i piccioni esplosivi. Va bene, andiamo a distruggere le telecamere, bastardi. E slalom, slalom, slalom. Molto bene, molto bene. Ops. Permesso, signori. Aia, che male. Madeline, grazie 2 mesi, non t'ho visto. Presto. Ecco qua. La pisciata. Grazie Wampo, anche, grazie anche a te del sale. Non so chi mi, se mi sono perso qualcuno, chiedo scusa. Abbonatevi anche voi per la pisciata dedicata. Non ve ne pentirete. Vandalismo. Easy. Nonne! Scherzavo. Oh, Carla, ragazzi, è troppo veloce. Permesso. Oddio, aspetta che sono le videocamere. No, no, no. Ok, volevo nascondermi qua. Ho trovato una piuma. Easy. Ma che cazzo è che... Ma che cazzo è che piazza le telecamere sulla monnezza, ragazzi? Scusate. Ma quante telecamere hanno piazzato? Halfway there. Keep it up, pal. Oh. Vabbè, direi molto utili sicuramente. C'è una videocamera lì. Oh, minchia, guarda dove è nascosta. Molto bene. Ce ne manca una lì. Eccola. Last camera down. I repeat, last camera down. Ok, si entra, ragazzi. This is the place. Ma ci sarà qua dentro. Shh. Attenzione. E intanto vedo un po' di roba da portare in saccoccia.
Ok, ok. Siamo tutti a casa. Molto e bene. E ti piace più il dolce o il salato? Basta. Un poco il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Bella Fieric. Apprezzo la varietà di giochi che porti. Oddio. Ma succede qua? Ehi, guarda qua quanta roba strana. Ma che è questo laboratorio qua? Ricordo la macchia ci ha conciati così e trovava qui. Sembra che siamo arrivati troppo tardi. Se ne sono andati, sono portati via quasi tutto. Ah, e dove hanno... Guarda lì, la... Dove trasformano le persone in carrelli della spesa. Hey, this is me. Ah, sì? It's the same shopping cart. Ah, beh. Giusto. Onesto. Grazie, tifoso, per i 5 mesi. Bentornato. Pisciatina. Ecco fatto. E questi? Sono tutti spaccati. What the fuck is this? Were they holding people here? It looks like a sci-fi movie from the 80s. Mm. Qua c'è un bagno, ragazzi. Molto bene. Però non si può rompere nulla qui. Trova indizi. Che indizi ci possono essere da queste parti? Qualcosa qui. Qua c'è scritta. La lore si infittisce qua. Mettevo di creare un ibrido con materia organica. All'acchi. Che cazzo è sto gioco? È Barbone Simulator, però c'è tutta una lore. È come Prison Simulator, ragazzi. C'era tutta la lore dietro. Ok. Penso anch'io, Carl. Ho fatto gli esperimenti. Cos'è, un topo? Una pantegana gigante. Lore meglio di Pandora. Non che ci volesse molto. Una U. U. Cartellino senza tetto. Non ne vedo così da anni. Oddio. Un buon posto dove passare. Cosa, la U? Ah. Bene, abbiamo trovato gli indizi. Sta facendo esperimenti su altre persone, non solo su di noi. Sì. Quindi dobbiamo trovare... Dobbiamo trovare le persone monnezza come Carlo adesso. And let the others out. Va bene, va bene. Detective Cartman. Okay. Ho dei punti! Tutte le costruzioni coprono un po' di robustezza al termine del raid. Posto di costruzione. Questo non mi dispiace, quasi quasi. Ok. Facciamo un po' e un po'. Oddio, ma... Ah, ok. Le quest, la mappa, quante belle cose. Torna tra le 22 e le 2. Ragazzi, è GTA San Andreas, vi giuro. Non hanno preso solo qualche spunto da sto gioco. Usciamo da qui. Ok. C'è qualcosa da raccattare per la casa? Che schifo la sedia, niente. Ok. Carl! Mettiamoci in moto. Ma tutte le volte devo mettere il puntino, ma porca puttana. Pare di sì. Ok. Però peccato non si possa guidare una macchina. Ci stava bene, secondo me. Tipo rubare le macchine. Vabbè, diventava troppo GTA San Andreas dopo, forse. Già l'hanno praticamente copiato proprio, papale papale. Ops, chiedo scudo. Ma questi tanto non frega un cazzo. Oh, oh. Una piuma. Oddio, così posso skinnare gli uccelli. Servivano 5 piume per una skin. Minchia, ora li tiro i piccioli esplosivi a questi.
Ma che strage hanno fatto i piccioni esplosivi, ragazzi? Sono troppo forti i piccioni esplosivi. I piccioni esplosivi sono game changing. I piccioni esplosivi sono game changing. Andiamo a skinnare i piccioni? Minchia, ho tirato in testa questo. Ripperonzoli. Ok. Tattutic, tattutic. Di mangiare qualcosa. Arrivo. Arrivo, zigno, cosa c'è da mangiare? Porca troia, al cetriolo. Non mi ricordavo così nutriente, devo essere sincero. Ha delle meccaniche un po' strane questo gioco. Ma noi va bene così. Police, oddio, mi piace sta zona. No, no, no. Vabbè, fammi raccogliere il radiofungo a posto. Carl, tieni, metti in saccoccia. Oh, qua si trova un botto di cartoni. Qua sì che ci si fa a casa, ragazzi. Tieni, Carl. Sì, ci serve, caro, ci serve. Nostra casa fa schifo. Guarda qua quanti cartoni ci sono. Dove li trovi tutti sti cartoni, eh? Ecco qua. Molto bene. Ma quali sono le cose che puoi shoppare in questo gioco? Tempo di ristrutturare la villa, penso anch'io. Allora, intanto, Carl, dove cazzo sei? Qua. C'abbiamo qualcosa? No, non abbiamo nulla da shardare, vabbè. Ristrutturiamo la villa. Allora, io ho il problema di che non so come funzioni la scala, perché non posso effettivamente piazzarla da nessuna parte. Razzel di fatto è vandalismo. Cioè, spacchi i cartoni in mezzo alla strada, di fatto è vandalismo, però. Io non riesco a capire dove stiamo sbagliando. Però, vabbè. Messa fuori la scala. In realtà non è specificato. Non lo so. Non penso lo scopriremo mai, se devo essere sincero. Ce ne faremo una ragione. Perguano grande. Oddio, ma il pneumatico serviva allora. Mannaggia me, potevo tenerlo. Sono a farci le finestre da castello, ragazzi. Guardate che belle. Cioè, vabbè, che lusso, ragazzi. Guardate come sta venendo bene la casa. Decorazioni, c'è qualcosa? Possiamo prendere? Secchio rotto, tubi di rame. Guarda che è una giardina e non ce l'ho tutta sta roba, purtroppo. C'ho una panchina in legno, però insomma. Ti serve il mouse scalamuro. Ok, pensavo fosse un suggerimento accettare. Va bene, ragazzi. Possiamo fare il tappeto? No, no, ho sbagliato. None! Mamma che casino, ragazzi, qua. Allora, decorazioni, dove sono qua? Il tappeto. Ragazzi, abbiamo il tappeto, guardate! Quanto è bella casa nostra! Quanto! Molto bene, abbiamo anche la TV, riusciamo a piazzarla? Non credo. La teniamo qua, dai. Le cipolle? Oh, fammi vedere le cipolle. Quanto danno le cipolle? Dove cazzo sono finite? Qua. Quanto danno le cipolle? Non è male, eh? Dai, con tutto sommato. Tutto sommato, aspettate che ci prendo dell'altro, allora. Facciamo le pere adesso. Ma poi, scusa, semi di pere, cioè... Vabbè. Ho sbagliato, devo prenderle in mano qua. Cioè, cosa cresce un pero qua?
Ah, ecco, infatti. E infatti non si può piantare. Capisco perfettamente. Il tabacco invece? Niente, vabbè. Posso rifare i semi? Come si fanno a fare i semi con questo? Beh, penso di poterlo forse piazzare. No. Allora non lo so come si fanno. Ma guarda, sono delle cipolle crude. Non so quanto ci guadagni in realtà. Boh, ragazzi, non ho onestamente capito, ma penso vada bene così. Bene. Come vi sembra la casa? Cioè, è un inizio, dico bene. Sì, lo so, qua ci si può ancora passare, però vabbè, dai, ce lo facciamo andare bene. Così arieggia un po' di più. Cosa servono i soldi? A pagare il pizzo, principalmente. Non so cos'altro. Uguale a Villa di Cristiano, uguale, vero? In Sud Italia sono tutte così le case. Molto bene. Dai ragazzi, un sub per un'ultima pisciatina. Vado a skinare il penuto, è vero? Andiamo a comprare la skin per l'uccello. Dove stava pure? Mappa. Oh, ma dove cazzo era? Mica mi ricordo. Qua. Ok. Andiamo a skinare l'uccello. C'è Sanfie. Ragazzi, è incredibilmente uguale a San Andreas. Il che mi piace, sia chiaro. È indubbiamente il mio GTA preferito. No, stavolta pago il pizzo, ragazzi. Tanto voglio dire, a cos'altro mi servono i soldi? Se non a pagare il pizzo. Oh, come si fa tutto in fretta con Carl veloce. I'm sure you'll find something. Allora, voglio skinnare l'uccello, signò. Posso fare l'uccello soldato. My children would approve of your choice. Stai zitta, non rompere i coglioni. Andiamo un po'. L'uccello? No, non come si fa? Cibo va a restare stand, torna in giro, poi va banco dei pugni, c'è roba, ok. Comunque va bene. Cazzo, è un telefono. Ah, cioccolato. Aspettate, ragazzi. Non è skinnato l'uccello, però. Non è skinnato l'uccello. Feel free to stay as long as you want, friend. Ho capito, signor, però. Io volevo skinnare l'uccello. Volevo skinnare l'uccello. No, non ditemi, devo tornare alla gabbia, ragazzi. Sì, vabbè, ho capito cosa posso comprare con i soldi. Però ho un altro problema adesso. L'uccello. La skin dell'uccello, ragazzi. Ma non è possibile. Con tutta la fatica che ho fatto per ottenerla. Niente. Sono molto triste. Così triste che farò esplodere tutti adesso con i miei uccelli. Fammi dire se posso cambiarla dalla piccionaia, forse. Allora. No, non mi sembra. Boh. Niente, ragazzi. F in chat per la skin dell'uccello. Uccido tutti!
Pezzi di merda, prendete questo. Uccelli napoletani, petardi. Signora, l'uccello! Signora, l'uccello! L'uccello, signora! Niente. F in chat per la skin dell'uccello. Ragazzi, piangete! Non vedremo mai la skin dell'uccello. Adesso con gli uccelli napoletani posso distruggerla la polizia praticamente. La scasso la polizia adesso. Maledetto taser. Guardate ragazzi. Vabbè, ma aspettate. None, none! Peccato! Ragazzi, comunque peccato mi fa spaccare quando muori. Aspettate, ragazzi, devo assolutamente fare una cosa. Assolutamente fare una cosa. Allora, vi ricordate quando su GTA San Andreas facevate questa cosa? Mettete sulla macchina. E sparavate a tutti. Ecco, uguale. Faremo la stessa cosa. Ok, un poliziotto. Oh. Oh, oh. Un attimo, ragazzi, che se non colpisco il poliziotto qua non mi si incula. Ok, ok. Molto bene, ragazzi. Siete pronti? È ora del vandalismo più totale. È ora del vandalismo più totale, ragazzi. Minchia, sono precisissimo con sti uccelli. Ma i taser, ragazzi, bloccano mezz'aria. Ma sta cosa... La cosa è incredibile, però. Allora, aspettate, aspettate. Ok. Ma non vale, il taser mi blocca mezz'aria. Aiuto! Faccio prima ad andare a piedi, onestamente. Ok, andiamo, andiamo! Cosa potrebbe mai andare storto? Sono sulla macchina. A posto, ragazzi, 5 stelle abbiamo. Abbiamo 5 stelle, ragazzi! I grillini! No, no, il taser, no! Ragazzi, il taser è troppo forte. Serve l'abilità. Per il taser serve l'abilità che evita lo stun. Ma è finita la polizia? Ma come we lost them? Ma ho 5 stelle! Ma come li abbiamo persi? Ma come, ragazzi? Ma ho finito tutta la polizia del quartiere. I think the chase is over. Ma sì, dai, recuperiamo tutto. Ragazzi, ma dai, ma ho davvero finito la polizia? Ma com'è possibile? Ah, 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 che ridere! Sparisci, coglione. Ok, ragazzi, si sloggia, via, via, via! Ok. Pisciamo sulla polizia, che schifo! Buh, acab, acab, boom! Aia, ma che cazzo. No, no, il taser, no, no! Vabbè, ma con i piccioni napoletani, ragazzi, è troppo facile scappare dalla polizia. Non possono nulla i poliziotti. Aia, mi hanno beccato da dietro, però non vale. None! Peccato. Ragazzi, peccato. Ecco quello che penso.
Ecco qua. Ecco qua. Poliziotti bastardi! Bu bu bu! Bu! Ragazzi, ma cos'è sto gioco? Capodanno a Napoli! Capodanno a Napoli! Capodanno a Napoli mentre piscio! Ecco qua. Il capodanno a Napoli, ragazzi. Dong! Va bene. Ragazzi. Direi che... abbiamo fatto abbastanza vandalismo per oggi. Eccoci, eccoci. Guardate. Guardate cosa succede a fare quello che ho fatto io stasera. Mi hanno preso. Niente. Questa è la mia ultima live in assoluto. La polizia ci ha beccati, non c'è più nulla che possiamo fare, mi dispiace ragazzi. Piangete in chat e spammate Fieric Police. Eh sì, purtroppo. Cosa volete che vi dica? È andata così ragazzi, mi hanno preso. Piangete e noi ci becchiamo domani. Domani sera, domani pomeriggio. Ah, non lo so, domani... allora, non so se domani farò una live pomeridiana, perché devo anche andare in palestra. Vediamo. Provo a fare anche una live pomeridiana se riesco. Intanto, raidino a Saddi. Comunque, domani sera... domani sera facciamo le reaction con Mauri, ok? Quindi tenetevi pronti per le reaction con Mauri domani sera. Alle 20.30, come sempre. E basta. In realtà non mi ha ancora confermato, ma aveva detto che c'era, quindi attendo... ah no, eccoci, me l'ha detto. Perfetto. Bene, Mauri c'è domani. Scavata sub, Matt Cow, ma quando è che è subato? Scusami, non c'è la tua sub. Non mi è arrivata la notifica, mi dispiace, non la vedo. C'è una... ah, eccola, è arrivata adesso, eh. Bella Rick, come va la ricerca della casa? Era partita. Tutto bene, Matt Cow, oggi ho fatto l'offerta per la casa. Mi faranno sapere entro una settimana cosa ne pensano. Buonanotte, ragazzi, Redone Assaddi. Ci becchiamo domani. Ciao, belli!